Con un numero di saggio, il 10 agosto nasceva a Barletta il Buon Senso, organo di stampa democratico cristiano, quindicinale, che sarebbe stato uno dei più noti e longevi giornali cattolici della regione pugliese. L'avvio della pubblicazione fu presentato come reazione alla Stampa della Protesta, periodico di propaganda anticlericale, che nel numero di saggio del 3 agosto 1902 aveva scritto di avere come programma quello di combattere il clero. Anche se la motivazione appare strumentale, utilizzata per presentare la propria nascita come reazione ad un periodico anticlericale, in realtà l'iniziativa di dar vita ad un giornale cattolico costituì una tappa importante nella crescita dei democratici cristiani barlettani, che da alcuni anni si erano organizzati come gruppo autonomo, con una propria ben precisa fisionomia, e con l'ambizione di inserirsi con un proprio peso nella lotta politica ed amministrativa di Barletta. Il giornale nasceva nel clima di superamento della vecchia intransigenza, clima sempre più diffuso tra le file del movimento cattolico italiano agli inizi del Novecento, ma non nella prospettiva di un passivo appiattimento sulle posizioni dei moderati, bensì in quella democratico-cristiana di una presenza e di un'organizzazione autonoma, con l'ambizione di arrivare ad assumere un ruolo da protagonisti, i cattolici barlettani, che avevano dato vita al periodico, già da alcuni anni svolgevano un'intensa opera di organizzazione e di propaganda. Fra di essi si distinguevano in particolare il sacerdote Don Nicola Monterisi, l'avvocato Luigi Scuro e suo fratello Don Francesco, lui pure sacerdote, l'avvocato Carlo Romanelli e Bernardino Cioccia. Anima e cervello di tutta l'organizzazione e di tutte le iniziative cattoliche a Barletta era il Circolo Leone XIII, che aveva sede in via Baccarini.